Ciao a tutti ragazzi, seconda parte del video qui da Brisbane. Oggi appunto ho fatto la mattinata l'ho passata con il tour, mentre adesso la guida ci ha lasciato liberi e posso girare un pochino come mi pare nella parte nord, visto che è quella che non abbiamo ancora visitato. Appunto qui dietro di me c'è la prima attrazione che è il City Hall. L'ingresso è gratuito e al terzo piano c'è l'accesso al Brisbane Museum e anche alla Clock Tower, che vedete qui, sono 92 metri e appunto tutte e due, sia il museo che la torre dell'orologio, hanno l'ingresso gratuito. E adesso andiamo e poi vediamo più tardi dove vi porto. Seconda tappa, a due passi praticamente dal City Hall, lo vedete alle mie spalle, si tratta del Queen Street Mall. Sostanzialmente è un'area pedonale dedicata allo shopping per tutti i gusti e tutte le tasche, e dove potete anche trovare diverse attrazioni come queste fioriere, se vi piacciono i fiori, oppure comunque spettacoli di arte di strada, appunto artisti di strada che suonano e fanno spettacoli. Adesso su George Street, che è una delle vie principali di Brisbane, all'incrocio con Margaret Street, e alle mie spalle potete vedere The Mansions, che è questa villa vittoriana. Purtroppo non è aperta al pubblico, nel senso che c'è dentro, all'interno ci sono comunque privati e anche un ristorante segnato. E appunto questa villa vittoriana, che è caratterizzata dalle arcate e anche da delle sculture di gatti sul tetto. Adesso vi faccio vedere qui questa scultura qui, questo qui dovrebbe essere un gatto e ce n'è uno anche dall'altra parte, e come vedete appunto siamo sulla strada, purtroppo non si può entrare, sarebbe interessante. Sempre su George Street, siamo adesso in una zona un pochino più pedonale, con appunto accesso limitato alle auto. Quello dietro di me è il Parlamento, il palazzo appunto del governo del Queensland, che è stato eretto nel 1868. C'è la possibilità di entrare per dei tour, io purtroppo non sono così fortunata, nel senso che di domenica non ci sono, almeno non
non in questo momento, è tutto chiuso, come vedete il cancello è chiuso. Appunto, i tour sono gratuiti, e nel caso voleste potete comunque anche entrare per assistere ad una delle sedute del Parlamento, anche questa penso in maniera gratuita. C'è appunto l'area riservata per i visitatori. Ci siamo spostati ancora un pochino, sempre sulla strada appunto con traffico limitato, e alle mie spalle vedete l'Old Government House, che appunto è la vecchia sede del governo del Queensland. Adesso è adibita a galleria d'arte. Non saprei dirvi se si paga o meno, perché non ho nemmeno intenzione di entrarci, perché dall'altra parte dell'edificio ci sono i City Botanic Gardens, che mi interessano di gran lunga di più, e quindi andiamo lì, vi porto lì adesso. Siamo all'interno dei City Botanic Gardens qui a Brisbane. Sono decisamente diversi rispetto ai Royal Botanic Gardens di Sydney. Innanzitutto sono molto più piccoli. Qui nel giro di pochissimo li girate tutti tranquillamente. E sono un pochino più parco cittadino in cui venirsi a rilassare piuttosto che orto botanico. Quelli di Sydney sono veramente ben fatti, soprattutto per chi a chi piace guardare le piante, scoprire piante nuove. Se siete appassionati di botanica o comunque di piante, andate a quelli del Monte Kuta, altrimenti potete comunque venire qui, passare una qualche oretta a girare o rilassarvi o scrivere sui bambù. Ultima tappa per questo video: quello che vedete alle mie spalle è lo Story Bridge, che è stato progettato da John Bradfield, lo stesso architetto che ha progettato anche l'Harbour Bridge di Sydney. Anche in questo caso è possibile scalare il ponte, sì, è a pagamento e non è assolutamente adatto per chi come me soffre di vertigini. Detto questo, io vi lascio, vi ricordo che ci vediamo al prossimo video. In descrizione trovate i link a tutti i miei social, in particolare Facebook, Instagram e Twitter, vi ricordo che sono quelli che uso di più. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per continuare a seguire le mie avventure in terra australiana. Commentate e condividete il video, soprattutto commentate se avete qualche domanda da farmi, perché ho in programma un video ask relativo appunto alla mia esperienza in Australia per quando torno, quindi vorrei raccogliere più domande possibili su appunto l'argomento Working Holiday Visa, le farm, quello che c'è da fare in Australia, un po' di tutto. Quindi scrivetemi. Ci vediamo quindi al prossimo video.